diciamo, del Dante Torti è nell'oscuro mondo del malware, perché questo seminario mi avevano chiesto di fare qualcosa di più o meno semplice, quindi di non entrare eccessivamente nel dettaglio, ma che fosse comunque un seminario che desse degli spunti di interesse sia per chi non ha mai sentito la parola malware, ma anche chi magari si lavora, ci cercano tutti i giorni di combattere contro il malware. Cercherò di essere veloce perché vorrei avere un margine di circa 10 minuti, 5 minuti o un po' più, perché poi in realtà vorrei far vedere altre due cose abbastanza interessanti. Vi dico già, tanto per stuzzicarvi, che mi interessa molto questa zona qui centrale, ve lo spiegherò alla fine perché. Allora partiamo. Sapete cos'è un malware? No? Niente. Ma il malware è un software che se voi lo state sul PC ti fa diventare il PC più veloce, no? Allora partiamo, ve lo leggo, abbiamo una istruzione ufficiale. Per malware intendiamo una sequenza di codice progettata per danneggiare intenzionalmente un sistema, i dati che contiene o comunque alterare il suo normale funzionamento all'insaputa dell'utente. A questo punto, per chi non conosce cos'è un malware, dovrebbe già avere l'idea un po' più chiara. Il malware è comunque un qualcosa di dannoso che gira sul nostro PC e che commette un'azione che noi non vorremmo. Le azioni, poi per farvi vedere in dettaglio, possono essere o la cancellazione di informazioni o il portare fuori via informazioni. Ultimamente probabilmente avete sentito spesso parlare di data breach, questo è un termine molto importante, molto sentito, dove si tratta dati sensibili, e comunque è qualcosa che non dovrebbe essere presente sui nostri PC e che comunque potrebbe portare a qualcosa di dannoso. Che tipologie di malware abbiamo? Allora, io vi ho fatto quattro categorie: virus, worm, rootkit e spyware e malware. Perché li utilizzi? Perché le caratteristiche di questi quattro tipologie di malware sono diverse. Nel caso del virus, io ho bisogno di una componente che mi ospita, che mi porta dentro il sistema. Normalmente il virus cosa fa? Si aggancia a un eseguibile e questo eseguibile infetto entra nel nostro PC. La replicazione dei virus è automatica, quindi se io mi infetto probabilmente infetterò una pennina, infetterò la rete e poi così via. Nel caso di worm non ho bisogno di nessun tipo di binario al quale mi devo agganciare, perché il worm stesso riesce a essere un oggetto di sua struttura indipendente, e ancora una volta la replicazione automatica, normativa, tipicamente camminano sulla rete. Nel caso di rootkit invece richiede ancora una volta l'ospite, quindi ho bisogno di un binario, lo devo nascondere da qualche parte, ma un rootkit in generale non ha possibilità di replicazione. Quindi se io riesco a infettare una macchina con rootkit, quella macchina infettata non dovrebbe infettare altre macchine. Ultimo caso è il caso di spyware o keylog, dove non ho bisogno di nessun ospite, ma non ho neanche un sistema di replicazione. Mi sono chiari queste quattro visioni? Sì, qualcuno di voi ha mai preso un gelo? Sì, no? Credete di sì, ma in realtà l'avete preso? Perché la cosa assurda è che molto spesso le persone credono di non essere infette, poi magari facendo un'analisi molto approfondita scoprono che il loro PC ha qualcosa di non corretto, sia se il PC contiene un sistema operativo Windows, ma sia un PC che contiene un sistema operativo Linux. Idem, questo lo diceva anche Igor, parliamo dei cellulari. Siete sicuri che i vostri telefoni Android siano puliti al 100%? Io non ci crederei con il mio. O meglio, forse sì, perché l'ho acquistato ieri sera, quindi forse anche non è altrettanto. Cosa può fare un malware? Allora, nel caso più semplice, ma è difficile, non fa niente, è semplicemente un esercizio di intelligenza. Questo malware cerca semplicemente come sfida intellettuale di riuscire a fare qualcosa, lo fa e si ferma lì. Bene. Può essere accidentalmente istruttivo. I programmatori parlano, mica ci sono solo nel mondo della programmazione, ci sono anche in questo mondo. Quindi magari il codice è scritto male e quello malware fa qualcosa che non dovrebbe fare, quindi magari fa un danno che in realtà non doveva fare. Può essere, come spesso accade, distruttivo, può generare un loss, pensate a quello che è successo ieri sera,
cosa interessante, soprattutto ultimamente, come dicevo, è quello di portare via informazioni. Le informazioni, se non ben chiaro, ma in una platea tecnica dovrebbe essere abbastanza chiaro, hanno un forte valore. Io normalmente parlo spesso di eventi di privacy e sanità e racconto che la vostra cartella clinica, il vostro sanitario, nel tipo vale circa 1000 euro, quindi 10 cartelle, 10.000 euro. Le assicurazioni sono disposte a pagare fino a 500 euro per informazioni legate a voi, perché magari scoprono, facendo un caso ipotetico, che avete l'HIV e quindi non vi assicurano più per il valore che voi avete proposto. Quindi portare via informazioni è una cosa ultimamente molto interessante, anche perché il nostro periodo digitale è sempre più evidente, sempre più grande. Quali sono i vettori di informazioni? Allora, se guardate in letteratura ci sono tantissimi vettori di infezione, ce ne sono almeno 5 o 6. Io ho questi due che secondo me sono i principali. Il primo è rese debile, il caso più semplice, io attacco il mio malware rese debile, mi do il mio rese debile e ho infettato il PC. Altro caso è che sfrutto una insicurezza del mio sistema operativo, del mio applicativo o di qualsiasi altra cosa e in qualche modo cerco di accedere alla vostra infrastruttura. Mi è mai capitato? Sono più sfigato del prendere virus. C'è poi quello che prende il nome di Drive by Download. Se ci pensate bene, buona parte del traffico su internet è fatto da web, i browser sono più o meno dei collaboratori. Se sfruttiamo le due cose, possiamo gestire e creare dei sistemi che sfruttano il web, che sfruttano le insicurezze del browser, per poter arrivare alla destinazione. Generalmente questo tipo di attacco è abbastanza semplice da portare a termine. Cosa fate? Aprite un sito, oppure cercate di attaccare un sito famoso, quindi che è conosciuto, alla pagina o comunque a quello che presenta il sito, ci aggiungete la parte più buona e fate in modo che l'utente attraverso il suo browser scarichi il malware e sia infettato. Questo è il modo più semplice, non so se vi è chiaro questa cosa, per iniettare in un vostro telefonino quello che ora prende il nome di captatore informatico. Se io vi voglio tenere sotto controllo, sia se facessi parte dell'intelligenza italiana piuttosto che facessi parte della mafia, la cosa più semplice che faccio è riuscire a mandare un URL, un indirizzo, farlo aprire il vostro telefonino e poi da lì prendere il controllo del vostro telefonino. Lo sapete che poi potrò sapere la vostra posizione, che numeri fate, sentire quello che dite, guardare la fotocamera, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche un altro problema, permettetemi di dirlo, siamo a Lipsday, Antonio non è ancora arrivato, almeno non lo vedo, quindi posso infamare Microsoft dicendovi che metà dei problemi, ma anche molto di più, è legato proprio a Microsoft. Ma perché? Tralasciando la bontà del codice che loro scrivono, il problema principale è che quando gira un applicativo nel mondo Microsoft i diritti di esecuzione sono molto molto alti. È esattamente l'opposto di quello che diceva in realtà Igor del mondo Linux. L'articolo di nascondo è un po' vecchio, ma l'ho preso apposta nel 2009, così nessuno si poteva offendere. Aggiungiamo un componente, non so se avete mai sentito parlare di command and control, oppure di C2. Niente. Che cos'è? Vi voglio sempre e vi spiego come funziona. Allora, il termine viene preso e adottato dal mondo militare. L'idea è quella di prendere un gruppo di persone, di militari, mandarli come infiltrati da qualche parte, farli dormire lì, farli stare lì e nel momento giusto utilizzarli per andare diretti verso il target. Anche qui l'idea di avere un server o un gruppo di server, questa volta che sono presenti su internet, server illegali, nel senso che non è una cosa che normalmente bisognerebbe fare, e utilizzarli per controllare il worm, col malware, col virus o quello che volete installato sul vostro PC. In questo modo io posso dividere l'attacco in più pezzettini e gestire la situazione, ma soprattutto posso far partire l'attacco in tempi ben distanti dall'infezione. Se pensate a quello che è successo ieri sera, sapete cosa è successo ieri sera? No.
internet che funzionava. Sì, no. Ieri sera avete provato ad accedere a Twitter piuttosto che a Netflix, piuttosto che a utilizzare la carta di pagamento Visa, eccetera, eccetera, non funzionava nulla perché sono stati utilizzati delle pagamenti, quindi l'internet of Tip, per attaccare un grosso provider che ha una delle più grosse CDN in America e per buttare giù praticamente i servizi. Come lo potreste fare? Semplicemente potreste inventare domani mattina un tot di macchine, per esempio, macchine di università di Pisa, stasera che arrestano, e poi aspettare il momento giusto per andare a compositivo. Come faccio a dare il comando a questi piccoli volo che sono lì ad aspettarmi? Attraverso il server centralizzato. Attraverso questo server che posso dire a queste macchine fate qualcosa. Ricordatevi che ce lo insegnano i romani che fare una popolazione in realtà non porta nulla, ma se io inizio a fare mandare un pacchetto moltiplicato un miliardo di macchine, cioè che ho aspettato un miliardo sarebbe anche troppo, ovviamente l'effetto che ho è un effetto molto più grosso e pesante. Un po' questo te l'ho già anticipato, cioè perché serve un server C2? Perché così io posso frazionare il mio attacco, posso in qualche modo fregare l'antivirus, perché se io utilizzassi un semplice eseguibile dove dentro ciò c'è il mio binario, c'è tutto quello che c'è dentro, probabilmente il mio antivirus riesce a riconoscere immediatamente la signature di un qualcosa che non è corretto. In questo modo io posso fare un pezzettino alla volta e cercare di eludere il mio antivirus piuttosto che il mio DPS, piuttosto che qualsiasi altro sistema di assetto che fa analisi. Mi capite quello che sto cercando? Sto facendo dormire. Io vi ricordo sempre che quella zona lì è un amico e poi vi faccio vedere la fine. Nulla contro chi si è seduto in quel posto. Allora, quali sono le azioni? Vi ho già parlato della prima azione, in realtà è quella dell'infezione. Una volta che ho infettato la macchina, faccio altre due azioni. Una è l'escalation, cioè io ho i diritti giusti per poter andare avanti. Non sempre è così, soprattutto se le macchine sono macchine Unix o macchine Linux. Quindi cerco di effettuare tutte quelle operazioni per riuscire a diventare il diritto giusto per poi arrivare al mio attacco. Se non ho l'utente giusto, i diritti giusti, ovviamente potrei non riuscirci ad arrivare in fondo. Perché ho bisogno di escalation? Perché ancora una volta mi potrebbe essere molto più semplice riuscire ad attaccare la macchina, a bloccare la macchina, a infettare la macchina attraverso un servizio a basso profilo e a bassi diritti e poter fare una sorta di escalation. Quindi è una sorta di step dovuto per andare in fondo. Secondo passaggio, quello che ormai è più di moda, una volta che sono dentro e ho i diritti giusti, una cosa che potrei fare è quello di rubare dati. O meglio, se siete un utente normale, non avete sofferto molto il fatto che qualcuno vi abbia rubato i dati, forse non vi siete neanche accorti, ma quello di aver ricevuto un cryptocker. La mattina vi siete svegliati, avete trovato una sorta di schermata di questo tipo che vi diceva: grazie Ciccio, non avevi l'antivirus, non ti sei accorto perché ho fettato, o mi dai due bitcoin, quindi circa 500 euro, oppure fra 10 giorni i tuoi dati li hai persi. Io conosco tante persone che dopo questo hanno capito che esiste il concetto di backup. Voi ridete, però ci arriveremo poi, vi stavo rispondendo per quale motivo, ma ci arriveremo a qual è il motivo esatto di questa situazione. Qualcuno di voi ha chiesto il cryptocker? Nessuno. Tutti da dire non lavorano. Non mi nascondo, se vuoi distratto, sì, allora non mi dico nulla. Ve lo dico dopo, perché se non si possono dire certe cose. Ricordatevi che comunque non dovete aiutare i amici che hanno il cryptocker. Perché se aiutate, cioè se voi avete un problema con il cryptocker e lo risolvete, non è reato. Ma se il mio amico Alessandro ha un problema con il cryptocker e io lo aiuto, io sto favoreggiando, questo è il favoreggiamento della criminalità e quindi voglio che era. Non posso dire molto perché c'è la telecamera, quindi non aiutate mai nessuno. Non so se mi avete capito. Cosa vi faccio vedere? Riconoscete? Qualcuno riconosce questa parte qui? Nessuno? Si legge anche un poco. Allora, questo è un estratto di un IDS che mi fa vedere i vari stati
di avanzamento di un attacco di un worm. Il worm è l'hunger exploit, è diventato famoso nel 2013 perché uno dei primi exploit vendibili, cioè andavate sul DQR, pagavate 700 euro, lo compravate e iniziavate a utilizzare contro di voi. E quello che vi dicevo, se riuscite a riconoscere, sono le signature di Snort, in particolare queste sono quelle prelevate da Emergency Print. È una cosa che ho detto anch'io, perché secondo me sono le migliori signature che ci sono sul mercato. Come vedete, comunque, facendo un'analisi corretta, io posso riconoscere la commissione e vari stati di attacco. Ma ci arriviamo con questo. Beh, una volta ci sono dentro, una volta che magari ho spiegato anche le informazioni al mio target, quello che posso fare è quello che si chiama lateral infection. Cioè posso guardare sulla rete se c'è qualcun altro, cerco di capire quali sono le vulnerabilità di qualcun altro e se ho le capacità giuste, ti parlo a livello di worm, attacco anche questo qualcun altro e lo effetto. L'esempio più semplice che mi viene da raccontarvi è sempre il CryptoLocker. Il CryptoLocker cosa fa? Non guarda tanto altro, ma guarda se avete degli share di rete condivisi. Se ci sono, la prima cosa che fa è cifrare anche quei dati. Non vi è mai capitato? Quando ciò? Ciò... La tecnologia va avanti, i sistemi per riconoscere i malware vanno sempre più avanti, ma anche i sistemi utilizzati dai malware vanno più avanti. Vedete che il come offuscare il malware nel tempo è diventato sempre più complesso. Una volta si parlava semplicemente degli altri, quindi di decidere se l'IP era un IP buono o un IP cattivo, ormai parliamo non solo di layer 7, ma potremmo andare più sopra, ma dei layer ovviamente che dal punto di vista protocollare di rete non esistono, ma che possono essere definiti come elementi sopra a livello applicativo. Anche dal punto di vista di come nascondere il server C2, la tecnica è cambiata. Riuscite a descrivervi questa slide? Partivamo all'inizio che nel worm era cambiato l'indirizzo IP del server C2. Poi si sono fatti un po' più intelligenti e hanno utilizzato il DNS. Poi un DNS in cui host name veniva aggiornato con update automatici. Quel DGA sapete che cos'è? Io non lo so, come devo utilizzare. DGA è una tecnica, un algoritmo che mi permette attraverso una logica di generare quale dovrebbe essere l'host di destinazione, l'host con cui io voglio parlare. Se guardate dei DNS che presenti in rete in cui sono stati infettati dal malware, vedrete che ci sono tante richieste a domini non possibili o comunque domini di cui le parole vengono scambiate. Perché? Perché il worm cerca di utilizzare una logica ben precisa, un algoritmo ben preciso e contattare il destinatario. Dopodiché si è passato a una comunicazione peer-to-peer e ormai il modo più semplice è quello di mettere i server C2 direttamente in un servizio cloud, in Amazon, piuttosto che, non so, in qualche altro servizio di cloud. Oppure, o meglio dovrei dire, e parlo, utilizzare la stenografia. La stenografia è un qualcosa dal punto di vista della cifratura dell'informazione che esiste da sempre, 10 minuti, e qui è molto più veloce, quindi non è stato inventato nulla, ma se io riesco a offuscare ancora di più il mio binario o il mio worm dentro un altro file attraverso la stenografia, riesco a essere ancora più visibile agli occhi dell'antivirus piuttosto che l'IDS o piuttosto a qualsiasi cosa l'IDS. Vado avanti veloce perché non riesco a farvi vedere quello che voglio vedere. Ci sono tre tipologie di mondi legati al malware. Il primo è quello che prende il nome di cranware, che sarebbe un po' l'infezione tipica di qualsiasi persona, cioè sono persone che cercano di infettare qualsiasi PC presente su internet che abbia però determinate vulnerabilità.
Nel secondo caso invece sono target ben mirati, quindi un attacco contro una persona ben specifica, e quindi molto meno spenti, e vengono fatte determinate azioni proprio contro o comunque utilizzando vulnerabilità ben precise, e poi alla fine lo spionaggio mirato, che va molto di moda ultimamente, che sono più o meno soluzioni esotiche, molto spesso non solo tecniche informatiche, ma anche molto sofisticate. Dal punto di vista dei certificati SSL vi vorrei far notare questa linea arancione che indica la quantità di certificati che nel tempo sono stati certificati SSL che hanno presentato dei problemi. È veramente elevata. La prima cosa da fare, ma ve lo dirò fra un paio di slide, sarebbe voler verificare sempre i certificati, se questi certificati non sono dei certificati corretti, bloccando la DNS. Altro problema è più serio. Questo grafico è preso semplicemente da Google, vi fa vedere un po' la crescita di TV6. Le persone forse non hanno ancora capito che se utilizzate anche TV6 aprite un'altra porta a casa vostra, oppure nella vostra azienda, e quindi dovreste rinfare perché parlano una lingua. Questa è una cosa che vedo che è un po' complicata. Dovreste proteggervi anche da quella tipologia, da quel mondo in qualche modo. Sembra strano, potreste pensare che la vostra macchina non fa TV6, mentre invece potrebbe essere sì. Pensate che pure il TV6, se fate virtuale, può capitare che lo scambio di informazioni sia TV6, ovviamente posso provare per portare TV6, altrimenti tutto quello che sto dicendo è falso. Altra cosa, l'utilizzo di Tor. Ci sono mille motivi positivi per cui utilizzare Tor, quindi non è Tor essere cattivo, ma l'utilizzo. Dall'altra parte, dentro Tor, io posso nascondere tante attività illegali, quindi in generale se non mi interessa Tor, dove lavorate, la cosa migliore sarebbe troppare sul tipo di traffico. Parliamo di sicurezza. Allora, io vi faccio un elenco infinito, perché a questo punto vi dovrei dire come fare a evitare tutto questo. Quali sono le scelte migliori? Allora, prima di tutto i consigli proprio della nonna, tipo di semestre o maglietta di lana. Quindi, prima di tutto bloccare tutti quei IP, tutti quei URL o quelle nazioni che sappiamo che per noi sono un problema. Se io non faccio business con la Cina, con la Russia, posso anche farlo. Sono molto drastico, però già questa cosa succede. Su internet ci sono 10.000 miliardi di liste che vi dicono questi IP sono cattivi, non il traffico verso questi IP va ruotato, basterebbe caricare sui propri router, sulle proprie stanze PGP e già vi avremmo risolto buona parte dei problemi. Ma poi non basta, dovremmo migliorare anche le nostre policy. Ancora tutt'oggi siamo nel 2016, io il primo firewall l'ho visto nel 96, ancora tutt'oggi vedo firewall con la regola ENI per far passare tutto il traffico. Beh, a questo punto per fare una cosa del genere, la prima cosa che penso è lo stupido, perché ha speso soldi per non avere nulla. Prima di tutto iniziamo a scrivere regole scritte bene, dopodiché possiamo iniziare a scrivere anche regole complesse, regole che fanno qualcosa di più. Bisogna assolutamente lavorare alle regole 7, quindi la prima cosa, riconoscere le signature non buone, così come farebbe il vostro antivirus. Utilizzare degli SSL seri, prima di tutto non SSL le cui chiavi sono 256 bit. Il vostro browser dovrebbe già avervi segnalato da tantissimi anni questa cosa. Ricordatevi che se la chiave è debole io posso fare meglio in Windows, perché riesco a rompere la chiave facilmente, ma questo non è il segnale giusto per raccontarvi queste cose. Dall'altra parte, infatti ho visto una faccina di liste, una cosa che vi consiglio, io non sono molto contento in realtà, è quello di evitare il security blind spot, cioè quello che vi passa qualcosa sotto la vostra rete che non sapete che cos'è. Per fare questo, per evitare questo, dovreste prendere SSL, intercettarlo, riaprire, può fare un'analisi e ributtarlo. Ma io sono... Sì, allora, dal punto di vista di sicurezza, non consiglio che io. Dal punto di vista personale, non sono molto contento, perché se voglio fare una comunicazione cifrata, voglio in qualche modo che il suo dizionario sappia quello cosa sto dicendo, quindi questa cosa è un po' borderline dal mio punto di vista. Verificare i certificati, vado avanti, fare, questo secondo me è la chiave di lettura per i prossimi 10 anni, anomaly detection. Se non fate anomaly detection, secondo me potete spegnere anche il firewall, perché tutto quello che fate con la sua firewall è comunque ciò che era raccontato nella letteratura 20 anni fa. L'uscita della ferraglia, nel senso che la vostra struttura di sicurezza deve essere sempre funzionale.
per esempio per prodotti open source, e le top abbiamo parlato con chi c'era, sui data e snort. Ultima cosa che volevo dire qui, il problema è che qui stiamo a parlare, ma il problema più grosso è non viene essere umano. Non offendetevi, io sono il capo, probabilmente, essere umano è anche uno stupido, quindi io mi sento stupido, ma probabilmente in buona parte di voi lo siete. Vi faccio due esempi velocissimi, che nessuno ti offenda. Allora, il primo, perché poi sapete che quando uno fa le slide, sembra che tutte le cose che uno racconta succedano un attimo prima. Allora, noi abbiamo venduto le magliette. C'è stata una persona, secondo me poco furba, per non definire in altro modo, che ha messo come indirizzo personale l'indirizzo del gruppo. Peccato che è una transazione finanziaria, quindi io potevo prendermi qualche dato e farci qualcosa. Quindi secondo me la gente inizia a essere abbastanza furba. Poi dicevo, questa zona qui, prima che partisse l'evento, io ho nascosto sotto sotto dove c'è quel ragazzo la fianco una penna USB. Non c'è, giusto? Allora c'è qualcuno di voi che è intelligentissimo, ha detto no, bellissimo, non la USB e mi sono rubato anche la penna. Allora io con questa persona voglio essere buono, perché gli ho lasciato veramente una penna che ho pagato io, non che ho lasciato questa, questa dopo la faccio vedere. Cosa fate se non la penna? La rendete, la mettete nel PC, vedete cos'è. Allora, se volete provare questo, io vi garantisco che dopo due secondi la inserirò, il vostro PC è tutta. Questo progetto carica, caranno 4,5 ore, e scarica 2000 volte in corrente alternata. Ho provato su 4 PC, funziona perfettamente. Io non ho voluto lasciare questa, ma potevo essere cattivo lasciare questa penna nel software. Cioè, quello che voglio raccontare è che l'essere umano più giovane è quello che scemo, ma si sente brutto. Ho fatto un po' di tempo meglio, no, ma non è una penna, perché questo potrebbe essere una minaccia. Ovviamente ci sono i vari stati di colore, perché io invece metto una penna così cattiva, potrei mettere una penna con un uovo o qualsiasi altra cosa. Quindi attenzione, cercate di utilizzare sempre il cervello, che è la cosa che invece molto spesso le persone non fanno. Io ho finito.